Ma fai la doccia anche stamattina? Dai, spogliati. Immaginavo che dicevi per quello. Mi vuoi mini o? Mini. La mamma come fa a fare i mini di solito? Non vicini, eh. Non è un altro? No, dopo fanno i due la volta, ma diventano freddi. Quando fanno tutte le bollicine alzo, papà? Te lo dico io, se vuoi, sono qua. Mamma, guarda, quello secondo te rimane per tutto il giorno se cucina troppo. Quello mini? Sì. Allora, preparati, eh. Sei pronto? Aspetta, eh. Che papà ti ha messo i pancake con la padella che non era ancora calda. Vero, papà? Si può, però questo ne fa già tante. Sì, aspettiamo un attimo perché non friggino. Vedi quando iniziano a scoppiare un po' le bollicine. Proviamo a girarle. Quello là prova a girare. Veloce. Gira. Per me puoi già girare anche questo perché suda un po'. Vai. Bravissimo. C'è rimasto un segno. Perché sono belli alti. Sono venuti bene, eh? Perfetto. No, che dopo li schiacci. Me escuchas? Sì, bien, sì. Bueno, mira, stavo pensando che tu mi hai detto che il camper si può mettere in marcia, l'autocaravana. Sì. Io pensai che è meglio se tu me la trai qui nel Recife. Al taller, che sì, io tengo tutta la mia cosa e non alzo, sabe, non pongo tutta la cosa sul coche, después magari mi falta algo. E io nel taller? Il taller è in Argana Alta. Mandamela ubicazione e tutto per WhatsApp. Te mando la ubicazione e después nada, sabato alla mañana me lo traes, vale? Vale. Perfecto. Vale, venga. Nos vemos sabato. Vale, ciao. Bueno, ciao, passa un buon dia. Stai facendo, Alessandro? Sto preparando lo specchio per farlo nero. Vai. Nick? Sono sempre quelle che c'erano in America che non ci davano le scarpe. Che scemo. Dai, Alessandro intanto è il suo secondo giorno di dieta chetogenica, però ha Quasi sbagliato. No, ha sbagliato, si mangia i grissini dopo. E non quindi detto che faceva parte adesso lo pasta. Sai comunque. Oggi uova e basta. Puoi mangiarne 10, per dire. Faccio 3-4 uova di frittato. Quello, sì, e però inizia sempre da un piatto grande di verdura cruda. L'insalata deve essere la base. Ah, oppure il pinzimonio, quello che ti piace. Un po' di verdura cruda all'inizio. Poi devi aspettare un 5 minuti, poi mangi il secondo. Sono arrivato stasera con una fame che sembra un leone di ma è figa, hai mangiato un'insalata col formaggio, non devi farla fame. Cioè, davvero non va. C'è anche la cipolla. No, vabbè, devi metterci delle proteine serie. Non avevo voglia di metterci per il tonno, l'ho mangiato ieri in insalata, cioè a mezzogiorno. Beh, non devi metterci per forza il tonno, eh. Puoi prenderci i gamberetti, puoi metterci wuster, ma sì. Ma puoi metterci quello che vuoi, è carne, devi mettere carne, pesce, uova. Non interessa niente. Solo perché non ingrassi. Vabbè, quando arriverà il tuo turno? Sono cazzi vostri. Quando arriverà il tuo turno, sì, bello. Dopo mi dirai. Mami, cosa posso mangiare che sto diventando un ciccione? Ma il turno non arriva. Mai partì? Fa una retromarcia. La fai tutti i giorni. Vai. Vai avanti. Mira vera. Guarda del caffè. Ah, facciamo. Ci metterò un'oretta e mezza, penso. Sì, anche ieri, no, ma io. Figa, l'ho fatta tutta ieri. Dai, alla fine, ieri l'ha fatta tutta. Non, già che no, oggi non ho voglia di sgridarvi. Ma perché c'è quella dietro, ce ne sono due marroni da fare. Non so neanche se. Ragazzi, oggi voglio il power. Culo. Quindi accelera invece che star lì a ciaccarar. Ciaccarò. Madonna, se parla. Ale sta già lavorando. Ciao, Ale, ci vediamo tra un po'. Ci raggiungi te allora per il caffè? Sì. Cosa.
Allora, le tazzine te le ho lavate, lo zucchero ce l'hai? Allora, la ragazza ha detto che ci ha lasciato un po' di cose dentro il furgone. Sì, ho visto, sono tre cose. C'è il caffè che lo mettiamo qua. Io tutte le volte che mi lasciano le cose che usiamo tutti le metto qua in ufficio. Ci guardiamo dopo però, intanto vai avanti che oggi power! Power! Dai, oggi mare, ciao! Sì. Oggi c'è un caldo assurdo. Di prima mattina, vedete, siamo già in canottiera. Sono ancora pochi giorni di questo ritorno estivo, quindi oggi voglio andare al mare, portare il cucciolino al mare e quindi niente, devono mettere il power stamattina, appunto. E quando ci sono due che lavorano ci deve essere almeno uno che gli dice di muoversi e ovviamente qualcuno questo lavoro dovrà pur farlo e non c'è nessun altro e quindi lo faccio io. Io studio bionda. Finisci queste finestre? Sì, aprimi. Oh, ma guarda che fighe che sono diventate. Guarda che sembra strano, davvero, eh. Ottimo lavoro. Ottimo, ottimo, ottimo. Ti manca le sigillature intorno? Figata, eh. Hai visto che avevo ragione? Che? Buona ragazzi, iniziamo a pulirla perché abbiamo fatto veramente un disastro. Io ho iniziato a mettere su i fanali. Mettiamo su paraurti e poi dopo vamo, coppano e via andare. Per me si può fare. Anche per me, cioè bisogna che lo stringe dentro il cuore. Ma chi se ne frega, metà presto e per me va bene. Teniamo su un metro. Vale. Buongiorno ragazzi, procede a tutto buco la ricerca del locale. Countdown. Andiamo a vedere perché ieri io ovviamente sono stata in camper un po' con Dread che ne ha un po' le palle piene di andare in officina. E quindi abbiamo un po' giocato, abbiamo fatto i Lego, abbiamo fatto da mangiare e tutte cose. Andiamo a vedere cosa hanno fatto i ragazzi ieri sera e iniziamo questa mattina di lavoro. Qua ci abbiamo tutto pronto per essere montato, da quanto pare. Altre cose verniciate, altre cose tutte pulite. Questo è in procinto di essere montato. Fischia! Questo qua sarà il mio lavoro, ovviamente. Dopo vedrete come lo faremo. Guardate qua questa shikari. Guardate cosa esce da questa officina, ragazzi. Dal ghetto garage. Direi che stiamo procedendo piuttosto bene, voi che dite?
altro lavoro mio, questo qua sarà. Magari cambiate l'acqua oggi, eh. Che modifica la ghetto garage. È stupenda. Ci fa prima, vero? Eh? Ci fa prima a fare così, vero? Ma direi che faresti una porcata. Perché... No, no, chiaro. Abbiamo steso i panni, vedo. Ale, non do it. Io ti ho portato questo se vuoi fare la prova del coso. Se vuoi fare la prova, io non la faccio più. Io tengo miedo. Mamma mia, lavato Nicola, vedo. È stato ieri, vero? È la pulizia di quello che ha pulito Nicola? Ieri. Ho fatto, ho fatto. A Nicola con l'acqua deve essere, cos'è, un segno di, cos'è, Sagittario, cos'è, un segno di terra? Sì, sì. Che cazzo, l'acqua dovrebbe alimentare, no? No, 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 anzi no, non serve niente, troppa acqua la fa male. Con il policarbonato. Ma sono guapissimi, eh? Fate col policarbonato. Cosa vuol dire? Quindi il primo che io non te lo so dare, ma non te lo dava. Ah, non era una battuta che sta ridendo. Perché sta ridendo Nicola? È una battuta, gli ho lucidati. Ah. Ah, ok. Prendete in giro lo zio Eddie anche se non c'è, insomma. Per sentire sempre la sua presenza. Harry! Mi hanno detto che i fanali non vengono bene se non li fai con il policarbonato. Con il metodo nuovo adesso che c'è il policarbonato. Ah, ho capito. Perché lo zio Eddie è ovviamente la parte, diciamo, quella che cerca, quando stai cercando, non lo so, uno zaino da trekking, lui scrive miglior zaino da trekking 2023, mette anche... Top di gamma. Esatto, quindi uguale quando si deve fare qualsiasi tipo di lavoro, ci prende sempre in giro perché qua abbiamo due old schooler. E lui invece è uno che vuole sempre modernizzarsi nelle cose, ovviamente. Adesso mi fa mora più del dovuto, Nicola, che puzza. E allora niente, si prendono in giro costantemente, però adesso non c'è il tio e quindi lo prendono in giro lo stesso per non perdere, diciamo, l'abitudine. No, io ho lavato solo la cosa. Sì, il trofferino, spiatta. Spiatta anche troppo, figa. Il problema è che spiatta questa troppo. Qual è il problema? Perché? Mi ha tappato sopra la... Cosa? La retina sopra della bocca. Allora dacci fatica, con l'aria! Fa fatica a uscire il caffè da sopra e spiatta da sotto. Barbagianni. Ma ascolta, ma devi fare anche tutta questa, no? No, c'è il fanale lì dietro. Ah, quindi è finito? No. Ti manca quello? Perché anche l'apparenza che inganna è tutto quando devi vendere ovviamente un mezzo. Ma è una porcata che state facendo, no, vero? No, si può fare. Sì, Ma di solito non ci sono il ravviva plastiche per far questo? Sì, ma durano poco. Quindi dura di più verniciato? Quindi abbiamo fatto un buon lavoro alla fine. Sì, sì. Ah. Io faccio le domande che potrebbe fare il pubblico. Va bene, noi non abbiamo usato la bomboletta per le plastiche, una bomboletta normale. Sì. Però c'è la bomboletta per rinnovare le plastiche. Ok, non è un lavoro la mio cugino, no. Insomma. Sì, è un cucinato. Ok. In questa maniera rispondo anche ai malfidenti che ci seguono, che c'è anche qualche malfidente tra di voi. Che l'ultima volta mi ha detto, ma perché non lo fai te? Innanzitutto no, perché io non faccio niente. Questa è la risposta principale. La seconda è che io faccio domande perché
Per voi? No, te lo giuro. Io potrei tagliare le parti in cui dopo mi rendo conto che ho fatto una domanda del cazzo. Però scelgo di non farlo, anche rischiando di metterci, no, mettendoci proprio la faccia nella domanda che faccio, perché secondo me sono domande che a molti vengono, o se non vi vengono, meglio per voi, io sono una che di domande se ne fa un sacco. E non lo so, mi piace anche mettere la realtà così com'è. Se io in quel momento gli ho fatto una domanda in cui magari mi sono presa anche il torto della risposta e ho rischiato anche di essere semplicemente una rompicoglioni, io non posso farvi vedere soltanto che sono una brava organizzatrice e che farvi vedere solo il bello e farvi vedere, non lo so. A me piace anche, cosa? Sì, devo far vedere anche il mio, tutti i miei lati, perché non c'è un lato giusto, ma no, è anche vero, non c'è un lato bello o un lato brutto, cioè sono un pacchetto unico, quando tu vai a comprare, non lo so. Le scarpe ti danno anche la suola. Sì, cioè non è che puoi dire no, questa suola non la voglio, per favore staccala, lo voglio così, cioè siamo esseri umani, tutti, con i nostri pregi, i nostri difetti, anche tu che mi hai criticato. Scommetto che tua moglie ne avrà su di te se sei sposato. Sembra che sei un uomo, da quello che ricordo. Però ovviamente, non lo so, cioè il mio è una prova di coraggio. Cioè... Oh, con quello che ha scritto, se vuole, neanche io per lui. Anche mio papà che gli ha commentato, ovviamente, perché il cuore di papà ovviamente risponde sempre, sappiatelo, è normale. Quando vedete il suo nome, che è il mio cognome, che ha il mio cognome, ovviamente... Dovete capire che abbiamo anche una famiglia, dei genitori, eccetera, con cui dovete immaginarvi noi, aspettate che giustamente stanno parlando, che siamo a tavola con la nostra famiglia per Natale, le cose, abbiamo figli, abbiamo... Quindi mettetevi anche un po', insomma, la mano sul cuore. E lo so che quando uno mette online deve essere anche pronto a prendersi tutte le critiche, ok, però sappiate che noi che ci mostriamo ovviamente così come siamo, vogliamo fare anche un'opera di questo tipo, cioè non, aspettate, un'opera di questo tipo, ossia quella di non... Ah, Margot, non... Margot, che diamo? Aspetta, di non alterare la realtà per farci dire soltanto belli, bravi qua. Ma siamo esseri umani e come tali dobbiamo essere guardati senza essere giudicati. Cioè dovremo ogni tanto questa cosa, questa mania del giudizio, mettercela in quel posto, perché fossimo tutti uguali, tutti perfetti, tutti che... Cioè, sarebbe un mondo alquanto noioso e omogeneizzato. Cioè, io sono contraria all'omogeneizzazione del mondo. Viva l'individualità, la diversità e... Basta, non mi viene nient'altro. Comunque, insomma, avete capito. Sì, esatto. Poi dovete rendervi conto che siamo un branco di pecore nere, quelli che le famiglie tutte le volte si mettevano le mani nei capelli, negli occhi, dappertutto. Veniamo da famiglie che ci hanno detto basta, andate fuori di casa, sono usate, cioè, capito? Quindi, insomma, dai, capiamo il contesto, Bueno. Andiamo, stai verniciando tutto? Stai dentro quel vetro lì, va là? Ti sei preso bene ormai. Figa e brutti, guarda che bello che viene. Sì, fa schifo. In effetti sì. Hai fatto un buco lì. Oh, ma che qua meglio di così non viene, c'era il grasso dentro. In che senso? Lì qua c'era tutto il listone di grasso, proprio grasso da semiasse. Sì, ma io non voglio che Manu la usa, Non può usarla nessuno sta macchina, rimane qua, No, ma portata fuori per fare le foto e poi basta. La portiamo a fare un po' di Tokyo Drift.
Oh ragazzi, dobbiamo fare qualche montagnolo nel jeep, non è che sì, vabbè, jeep. Per dire, dai. Comunque hai messo sul caffè? Sì, l'ho tutto, era una volta che esplosa. No dai, comunque sti fanali sono davvero belli. Si prospetta un'altra opzione, sempre della serie, com'è che si dice, possibilità. Salve, intanto. È salve. Venerdì sera. Abbiamo già i gin tonic in corpo. No, scherzo, non è vero. Ma abbiamo mangiato. Comunque. Buon intento, poche parole. Comunque, la mia firma di solito è la goccia. La goccia. La goccia. Io ho battuto il record con questa macchina. Oltre che la goccia, gli ho fatto anche il filo di caduta. Facciamola vedere. Guardate bene. Vedi, goccia e filo di caduta. Sai cosa faccio? Metto aspetta, il flash. No, ti metto io il flash. Metti tu il flash. Sì. Vai, mettimi il flash, guardate che roba. Cioè, la goccia con Spider-Man, esatto. Con filo. Parece Spider-Man. Questa è proprio la goccia firmata a tutti gli effetti. Cioè, ma lei è un'opera d'arte. Infatti la devi lasciare. Certo che gliela lascio. Oppure la tiriamo fuori e la appendiamo nella nuova azienda. Ci dai, sto. Tirala via. La voglio appesa. Questa è la... E poi guarda, scusa. Cioè, è proprio a gocce, arancio poi. No, è proprio come lei. Come... Cioè, guardate. È la gozza. Dobbiamo fare questo intervento perché entra acqua da qua e ci hanno fatto un lavoro che il tetto è quello che è. Entrerà acqua anche da queste parti, però lui vuole aggiustare questo, quindi facciamo questo intanto. Dread video maker. Sei spaventato? No. Stai riprendendo papà? No, sto riprendendo i ragazzi. Lei che vanno? No, ti sto vedendo il culo di papà. Dai, andiamo. Ti devo chiamare come la Margot? Chiamo? Andiamo. Manu. Boh ragazzi, c'è da metterci le mani nei capelli qua. C'erano tutte le viti diverse. C'erano delle torx, c'erano delle piatte, c'erano delle croci. Qua c'erano tutto sto cablaggio qua marcio. Ho staccato questo, c'è un filo staccato. C'è un filo che è marcito. Questo qua nero. E si è staccato, è lì così, c'è da mettersi davvero le mani nei capelli. Taglio? Tagliane, si tagliano. Ah, ma quello lì no, solo così quello lì. Taglia gli altri. Tagliali qua, oh. All'inizio del verde. Uno per volta? Sì. No, all'inizio del verde, Dio, povero. Non ti stavo. Mami! Neanche prendo lo scorso. Ma va là, dai. Ah, prendi la 12 volt. Boh. Guarda, perché? Siamo l'ultima volta. No, vai a prendere anche gli altri concorrenti. Aspetta, però. Oh! Non
È troppo aggressivo. Vai, ti dice per primo questa gara. Lui. Il pilota cuciglio. No, lui. Il camion. Vediamo. Salto mega. Oh, papà, ha fatto così, poteva fare così. Salto mega, orco. Ho avuto paura. Morto anche l'altro. Ha fatto così, aveva una gomma sgonfiata. No. Ha fatto così. No. Aveva una gomma sgonfiata. Sei fuori pista, devi andare a fartela gonfiare. Vai, vai dal meccanico. Ora tocca al pirata cuciglio. Oh, ho avuto paura, ritenta, ha detto però, che vuole ritentare. Però non vale perché è passato così, vuole andare così. Vuole ritentare. Ok, ritento. No, hai tirato male. Ok. Oh, scommato sul bordo. Scommato sul bordo. Vai a prendere il pipistrello rosso che ha cambiato la gomma. Vai. Buon ragazzi, siamo arrivati a questo punto. Abbiamo già pulito tutto. Adesso vi faccio 2-3 stuccate perché ci sono qualche buco fuori dalla bottola. Qua dobbiamo tirar via un po' di materiale marcio. Ci mettiamo quello nuovo. Faccio il telaio nuovo e via andare. Dopo devo controllare i pannelli solari perché ci sono le batterie che non stanno bene. Ragazzi, non mi ricordo se l'avevo già detto, comunque mi è toccato stuccare perché c'erano anche dei microfori in giro. Tutto intorno c'erano tutti dei microfori e quindi sarebbe entrata lo stesso l'acqua, entrerà sicuramente da un'altra parte perché l'è Mars, però vabbè, adesso facciamo questo. Adesso sto scardinando tutto l'impianto elettrico dei pannelli solari per cambiare i cavi e mettere su. Adesso gli chiedo se vuole mettere su un pannello nuovo, gli ho detto che teniamo questo per adesso e dopo gli guardiamo se carica bene, se magari cambiare anche la batteria, che mi sa che è un po' marcia anche quella. Il bagno è, sto camper è indecente, cioè non so, un criminale quello che l'ha comprato, non quello che l'ha venduto. E quello che l'ha venduto ci ha provato e ha trovato quello che lo comprava. Ma ragazzi, sono andato un po' lungo con i tempi, è già quasi scuro. Ho messo su la bottola. Ho tirato i 2 cavi nuovi, che c'era già il buco lì, lasciamolo lì. Domani sta con un pannello solare che non va, questo, utilizziamo questo, lo stacco e gli attacco i 2 bei cavi direttamente al pannello e poi ci vediamo domani.